Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo. Ragazzi, allora io non ho fatto niente rispetto al video di ieri, ci siamo lasciati qua e qui ci ritroviamo. Abbiamo una mail che non... il nostro osservatore che è partito per nuove conquiste in Camerun, speriamo che torni sano e salvo e con dei giovani interessanti praticamente, tra l'altro è il nostro migliore osservatore. Detto questo, ragazzi, prima di partire col video, scusatemi. Io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941, link in descrizione. E se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni, trovate anche lì il link per poterle farle tramite PayPal. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok, raga, allora questa è la nostra formazione. Noi dobbiamo giocarci la prima partita. Io direi di iniziare a mettere le basi per la nostra formazione. Allora, Sullivan lo farei uscire per Casadei. Così iniziamo. Wilding pure, tanto è in vendita. Lo facciamo giocare Mariani, così inizia a prendere confidenza col terreno. Tonev fuori per Nicholson. Mitchell, gioca Mitchell. Hamilton, Harwood, Raja e McKinley. Perfetto. In panchina abbiamo Tonev. Ci portiamo, dove sta? Il The Rock dei poveri al posto di Stockton, che sicuramente si lamenterà tantissimo, ma non ci possiamo fare niente. E poi dobbiamo portarci qualche altro. Al posto di Wilding ci portiamo Cunningham, così prende anche lui confidenza col terreno di gioco. E va bene così, va bene così, va bene così. Scendiamo in campo, raga. Giochiamoci questo torneo estivo. Vediamo se riusciamo a portarci qualche soldo a casa. Ce lo spariamo tutto adesso, raga. Tutto in questo video. Così poi siamo pronti per andare avanti e lavorare solo sul mercato, signori miei. Prima partita contro l'Altac. Che famo? Perdiamo 2-1. Bella così. Ottimo. Alla grande. Hamilton espulso. Sostituito Reid per O'Sullivan e in goal Morris. Bella, veramente, complimenti, complimenti, ottimo esordio. Se il buongiorno si vede dal mattino, partiamo proprio alla grande. Partiamo proprio alla grande. Andiamo di allenamenti. Andiamo ad allenamenti. The Rock diventa un 61. Bravo The Rock, sta imparando a giocare a calcio. Bravo The Rock, bravo The Rock. Dai, dai. Ha capito che si deve allenare se vuole il posto in squadra. Vediamo quali sono queste due mail. Giocatore squalificato e Rossi. Apprezzo la sua decisione che sono rimasto un po' sorpreso per non essere stato interpellato prima. Ma che vuoi? Mi sto guardando intorno. Ma ah, di venderlo, vero? L'avevamo messo sul mercato. Oh, zio, vedi di portare soldi e non rompere le scatole. Dai, andiamo con la seconda partita, raga. Che dobbiamo vincere per forza. Confermiamo gli stessi 11 della partita d'andata, tranne Hamilton, che non la può giocare perché è stato squalificato. Sutton al suo posto. Hamilton lo dobbiamo levare da qua e andiamo a far entrare Wilding. Giochiamo così, raga. Giochiamo così. Confermiamo gli stessi 11. Sono loro che devono trovare il loro giusto equilibrio, raga. Loro devono portarci. Giochiamo contro il Sarpsborg, che è l'altra squadra che ha perso la prima partita. Se perdiamo pure questa, raga, se la pareggiamo è finita. Vincciamo 3-0. Bella così. Gol di Casadei, Nicholson e Morris. Buono. Sono usciti Reid e Naga. Per O'Sullivan e The Rock dei poveri. Grande così. Grande così. Dai, dai, che c'è ancora una speranza per passare il turno. C'è ancora una speranza per passare il turno. Interesse per Icky. Aaron Icky è stato contattato dalla formazione e ha ricevuto un'offerta. Chi è Aaron Icky? Forse qualcuno che seguivamo l'anno scorso. Non rimembro, non rimembro. Andiamo all'altra partita, signori miei. Siamo ancora in corsa, siamo ancora in corsa. Aggiornamento, volevo guardare le mie rendite conto sui giocatori di questo mese. Offerta per il trasferimento per Leighton Schmidt. Allora, Leighton Schmidt, la squadra di Cosenza. E Cosenza ci chiama per Leighton Schmidt. Andiamo ad accettiamo, dai, raga, accettiamo direttamente. Non perdiamo tempo a giocare sui centesimi. Accettiamo e vediamo di riuscire a fare spazio in rosa. Spazio in rosa. Andiamo avanti, confermiamo gli stessi 11, raga, ce la facciamo. Sì, l'unica cosa è che leviamo Sutton. Vediamo Sutton, sì, e rimettiamo Hamilton. Dove sta Hamilton? No, ancora squalificato Hamilton. Ma che paranoie! Non posso giocarle con Sutton la partita decisiva contro l'Admira. Scontro diretto, signori miei. Scontro diretto contro l'Admira. Che ce famo? Vinciamo! Gol di Casadei, ammoniti Mitchell e Harwood. Passiamo il turno, signori miei. Soldi freschi nelle nostre casse. Bella così. Bella
Bella così, bella, bella, bravi ragazzi, andiamo agli allenamenti, andiamo agli allenamenti. McKill, il nostro portiere, sala 73. Mamma mia che portiere che ci abbiamo, raga. Non si passa, non si passa, abbiamo un gran portiere. Se riusciamo a sistemare anche bene la difesa e giustamente anche gli attaccanti devono riuscire a fare il loro lavoro. Allora, primo torneo, 430, ok, squalifica scontata per Hamilton, ok. Quindi riusciamo a giocarci le prossime partite con Hamilton. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, prima della partita, raga, voglio andare a vedere se quei giovani che avevamo seguito, che erano svincolati. Ok, secondo finale su Salazar. Salazar svincolato. È un 69 difensore centrale. Tanta roba. Chivagio. Come ti chiami tu? Cesar Clavigio. 68 attaccante. Tanta roba. E Vaz 65 difensore centrale. Raga, io questi me li porto a casa. Cioè, questi prima che prendano altre squadre, 65, 68, 69. Andiamoci a prendere questi giovani, raga. Andiamoci a prendere questi giovani. Prima che se li piglia qualche altro e noi rimaniamo a bocca asciutta. Cioè, dobbiamo prendere la formazione per l'anno prossimo. Cioè, stiamo sistemando la squadra per quest'anno. Difensori. Allora, dove stanno? Non sei tu. Allora, io in 65. Allora, Salazar. Nostro Salazar, contatta per acquisto, vale 2 milioni già, raga, tanta, tanta roba. Potevamo anche delegare, però voglio vedere se riesco a mettergli importante, come vuole essere cruciale. Aia, controfferta, trattiamola, trattiamola. Importante, zio, dai, importante. Vuole essere cruciale, va bene, accettiamo. Salazar mio vuole essere cruciale, va bene. Poi, 5 anni di contratto, mi sembrano abbastanza buoni. Gli stanno bene, nessuna clausola rescissoria, va bene, ci sta bene anche a noi non avere la clausola rescissoria. Quanto vuoi di stipendio? Non mi dici niente. Stipendio consigliato 1500. Allora io ti do 1400. 1400 con 10.000, 15.000 di bonus alla firma. Dico, per un disoccupato penso che sia abbastanza buona come offerta, no? Mi sembra un'offerta equa. Oh, perfetto. E abbiamo il nostro primo difensore centrale, signori miei. Il secondo difensore centrale è. Dove sta? Mi hanno fregato i difensori centrali, raga. Caio, ma era lui, Vaz? Sì, non abbiamo altri disoccupati. Leon, Cesar, Aidar, Bella Chop. Sì, Vaz. Saialbo, Saialbo, sì, è lui. Saialbo, contatta per acquisto. Se te lo delego, tra 700 e 1000. Avanti. Ok, ci sta ragionando lui, meglio. Ci siamo liberati di questa rottura di scatole. E poi abbiamo Calvagio, Cesar, 68, attaccante, 19 anni, colombiano. Dai così, delega per l'acquisto. Tra 2,5 e 2, non salire oltre. I 4 mi sembrano un po' esagerati. No, gliel'ho accettata. Ma porca di una paletta ambriaca. Gli abbiamo dato come massimo 4.000. Allora, fermi tutti. Già siamo alla prossima partita, noi sì. Allora, leviamo Hamilton, signori miei. Anche se è tornato dalla squalifica, leviamo un attimino Sutton e facciamo giocare Salazar, che è un 69. Porca paletta, signori miei. Leviamo Wilding e facciamo mettere dentro Hamilton. tanta roba, raga. Tanta roba. Va bene così, va bene così. Abbiamo i giusti ricambi per far bene. Contro il Tirol, contro il Tirol. Vediamo che famo contro il Tirol. 3-2-1. Pareggiamo e perdiamo ai rigori, non ci posso credere, non ci posso, riusciamo ai rigori, raga. 1-1, gol di Morris, sono usciti Reid, Morris e Naga per The Rock dei Poveri, Cunningham e O'Sullivan. Va bene così, va bene così. Va bene così. Allora, vediamo queste ultime mail di mercato. Leite Smith venduto, offerta per il trasferimento per Edoardo Rossi. Ci sta? Andiamo ad accettare 600, ce ne offrono 690, perfetto, andiamo ad accettare, facciamo soldi, signori miei. E poi vediamo che altri premio torneo ci hanno dato altri 600 e la tua prestazione in coppa. Va bene ragazzoli, allora io per questo video mi fermo qui. Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Noi dal prossimo episodio, da domani, partiremo col mercato sperando che le trattative che imbastiremo porteranno a tanti bei frutti. Detto questo ragazzoli, ci vediamo domani, sempre qui per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!